Ragazzi, sabato 28 settembre saremo al centro commerciale Grotte Center a Camerano, in provincia d'Ancona, dalle 16:30. Potremmo vederci, abbracciarci, fare foto e stare un po' insieme. Non vediamo l'ora? Ci vediamo lì? Ciao! Ho bisogno di voi. Mi hanno sottratto il progetto robot. Potremmo diventare dei robot, noi e tutti quanti. Recupereremo il progetto, dopodiché tu lo eliminerai e sarà tutto come prima. Partire! Los Angeles! È ora di mettersi al lavoro. Ci ha dato un'auto. Questa sì che è la macchina giusta per un agente segreto in missione. Dovete lavorare, non giocare. Eric Disneyland. Sì, Disneyland. Non dare troppo nell'occhio. Ma noi come facciamo a trovarli? Come? Eric, aspetti di guardarti attorno, non ce ne senti filosofo. Aspetta un lungo viaggio direzione Nevada, nel deserto. Questa è la situazione. Ma come si fa a camminare così? Dove siamo finiti? Quindi Eric, hai deciso cosa vediamo per prima? Eric? Eric? Che dimmi? Dicevo, cosa guardiamo per prima? Non lo so, io sto leggendo. Ma cosa stai leggendo di così tanto interessante? È da un bel po' che sei fermo su quella rivista. È così interessante. Ma poi, scusa un attimo, è in italiano? No, è in inglese, però sì, è molto interessante, molto. In inglese? E da quando tu sei così bravo a leggere in inglese? Dominique, è davvero una bella rivista. Ok, ma dai, aiutami a scegliere cosa vedere, dai, ieri! Scegli tu, io ho tantissimo da fare. Addirittura? Insomma, si può sapere di cosa parla? Cos'è che dice? Parla di alta moda, sai, la moda sta cambiando. Sta cambiando? Oh sì, il meglio, il meglio. Vediamo, che no, dice? No, vabbè, non capiresti, Dominique. Come non capirei, in che senso? Diciamo che è per fashion blogger, come me. Fashion blogger tu? E da quando? Da quando leggo questa rivista. Dai, su, via. No. Eric! Ma stai ancora giocando? No, non è come sembra, non è il gioco, è lo sfondo. Eric, ma smettila di giocare al cellulare. Siamo in un posto nuovo, in una nuova città. Dobbiamo andare a girare, forza. No, Basta, vabbè, e poi vai più tirati su. Ti ho detto tirati su, non buttati giù. Dammi qui. No. Bene, Eric, alzati, è il momento. Buongiorno ragazzi. Io sono Eric. E io sono Dominique. E chi siamo? Le dillo, chi siamo? Insieme. Insieme, sì, insieme. 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 Basta, basta, fermati qui. È il momento di spiegare cosa succede e dove siamo. Ci hanno bussato per la confusione. Ops. Forse dovremmo parlare più piano. Dov'è che siamo, Dominique? Ma è giorno, non è mica notte. Su, via, un po' di confusione. Dai, è giorno. Divertitevi. Uscite. Dicevo, ragazzi, forse è il caso di spiegarvi perché siamo qua, visto che abbiamo finito il video mentre eravamo nel deserto. Vogliono picchiarci. Su, via, Eric, tranquillo, abbiamo la porta chiusa. Se vi siete persi il video di ieri, andatelo a vedere. Insomma, tutti quanti ormai sapete che noi siamo qui in America per colpa del dottor Genio, o grazie al dottor Genio, per recuperare il progetto robot che gli è stato rubato da dei tizi che potrebbero trasformarci tutti in robot. E ieri, finalmente, il dottor Genio ci ha dato delle indicazioni più precise. Non molto semplici da seguire, però. Insomma, ci ha detto di mettersi in Eric, a chi saluti? È la mia ombra. Ok. Ci ha detto di metterci in macchina, alla guida e arrivare da Los Angeles fino al Nevada. Una strada lunghissima per il deserto. Un cammino tortuoso fatto di coyote, topolini del deserto e conigli. E anche qualche tartaruga. Non è stato affatto facile e abbiamo passato praticamente tutta la notte nel deserto. Da soli, non c'era anima viva e nemmeno luce. Fino a quando, ad un certo punto, non abbiamo cominciato a vedere luci. Tante luci. E poi grattacieli. Grattacieli infiniti e altre luci sui grattacieli. E insegne. E colori. E insomma, ci siamo fermati, ovviamente. Ebbene, eccoci qua, ragazzi. Siamo a Las Vegas!
Vegas. Sì, senza saperlo siamo arrivati a Las Vegas, una delle città più particolari al mondo, piena di insegne luminose, di negozi, di edifici strani, con strutture super particolari, piena di colori, di giostre. Insomma, è tutto strano e particolare qui, sembra un altro mondo. Tutta la città sembra un parco giochi. È la città del divertimento, così dicono, anche se in realtà non è tutto così bello. Diciamo che non è proprio tutto divertimento quello che alcuni pensano sia divertimento, come il gioco d'azzardo ad esempio. Purtroppo qui ce n'è tantissimo ed è una cosa che noi detestiamo. Non ha senso buttare via un sacco di soldi nel gioco. Ci sono tantissimi altri modi al mondo per divertirsi in modo sano e anche molto molto più divertenti. Quindi ragazzi, ve lo dico, non giocate mai con i soldi, nemmeno un euro, nemmeno un centesimo. Noi piuttosto siamo super curiosi di vedere tutte le cose realmente belle di questa città. Ad esempio, guardate cosa si vede da questa stanza. Wow, guardate che vista, si intravedono insegne giganti e altri palazzoni ancora giganti. C'è anche una piscina lì. Sì, c'è una e lì piscina. Sopra una ruota panoramica. Esattamente. Ad esempio, una delle cose che ci piace di più di questa città sono gli hotel, perché sono tutti stranissimi, giganteschi, con degli edifici super super particolari. Sono tutti da visitare, secondo me. Come se fossero dei piccoli monumenti. Piccoli? Grandi monumenti. Finti. No, sono veri. Sì, ma ci sono i monumenti finti. Cioè, insomma, lo capirete dopo quando ve li faremo vedere. E infatti, essendo arrivati all'ultimo minuto questa notte, abbiamo trovato una super offerta. E stiamo soggiornando in uno degli hotel più belli di tutta Las Vegas, ragazzi. Siamo al Caesar Palace. Un intero palazzo enorme, ragazzi, gigantesco, uno dei più grandi mai visti. Tutto rifatto come se fosse l'antica Roma. Qui dentro ci hanno girato film famosi, ci sono stati attori famosi, sembra tutto un parco a tema. Tema Roma. C'è un piccolo particolare però, ancora il dottor Ginio non si è fatto sentire, no. Però insomma, forse era proprio qui che dovevamo arrivare. Lui ha detto di seguire la strada per il Nevada e questa è l'unica città che abbiamo trovato, oltre a arbusti nel deserto. Quindi forse è qui. In fondo Las Vegas sembra un buon posto in cui potrebbero nascondersi dei tipilovski. Quindi poco male. Ne approfitteremo per visitare il posto e per stare attenti, aspettando che si faccia sentire. Guardate, già soltanto la stanza è bellissima. C'è un lettone enorme, una vista bellissima, due poltrone per parlare di affari e leggere giornali. Leggere giornali per finta, forse intendi? E poi c'è un armadio enorme. Sì. Si è chiuso da solo, ok. È anche tecnologico. Poi qui c'è una TV, una scrivania, un frigorifero. Dove non puoi toccare niente, altrimenti si paga tutto da solo. Tantissimo. E lui per sbaglio stava per pagare degli alcolici che non volevamo completamente. Quindi per fortuna chiudiamo. Li ho rimessi. Chiudi. Non li toccheremo più. Ero solo curioso, stavo solo guardando le bottiglie, non le volevo mica prendere. Oh, ok, insomma, poi qui c'è una scrivania, uno specchio insieme a tanti altri specchi, una poltrona, ancora altre poltrone, un cestino, ciao cestino. Poi qui c'è l'entrata, è davvero enorme questa stanza, è gigantesca, sembra quasi una casa. Un altro specchio, l'entrata, questa è la porta che porta al corridoio e qui c'è il bagno, altrettanto grande e bellissimo. Prego, ci sono ben un lavandino con uno specchio e un altro lavandino con uno specchio esattamente identico. Poi qui c'è una doccia molto grande. Dall'altro lato, dammi. Oh, ops. Ecco. Sì, può entrare qui dentro. Ciao Eric. No, fammi. Eh sì, e qui c'è il water, ma non importa. Ciao Eric. Mi sento un pesce in un acquario. E quindi ragazzi, nel frattempo voi lasciate già un bellissimo like a questo video se volete scoprire con noi tutto quello che c'è in questa città e scoprire i tipiloschi, e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla qui sotto. Però la particolarità non è tanto la stanza, qui è enorme e noi ancora non abbiamo avuto il tempo di visitarlo e quindi lo faremo insieme. Andiamo ragazzi, andiamo. Ma aspetta, le chiavi per entrare nella stanza te le dimentichi sempre. È pesantissima questa porta. Vai Eric, vai, esci. Sì. Ok, e siamo nel corridoio. Sì, Dominique, però parla piano perché qui ci riproverano, ok? A quanto pare c'è gente noiosa in questo hotel. Il corridoio è enorme, molto largo. Ok, andiamo da questa parte. Eric, aspettami. C'è persino un'insegna luminosa dentro l'hotel. Qui ci sono gli ascensori. Lì un altro corridoio per altre stanze. Sì, altre stanze. Qui siamo al 12° piano. Ma quanti piani ci sono in questo hotel? Scopriamolo subito. Andiamo nel piano più alto, dai. Vai Eric, vieni. No, è 14. Siamo vicini allora. Noi siamo al 12°. Non sarà molto più alto, però andiamo. Oh, ciao, ci siamo noi. Qui c'è la finestra.
Wow! È fighissimo! Qui si vede proprio la parte centrale, guardate le piscine! Eric, dobbiamo assolutamente scenderci, non so come, ma ora proveremo ad arrivarci. E guardate quanto è grande! È tutta questa parte, più quella parte, più la parte dove siamo, e più la parte davanti! È enorme! Dai, andiamo a vedere! Eccoci qui, siamo al primo piano ed è proprio qui che c'è quello di cui vi parlavamo. Guardate lì! Qui la gente arriva, felice, con i soldi, si siede lì, gioca, perde tutti i soldi che ha, si dispera piangendo e poi se ne torna a casa, povera. È triste, molto triste. Sì, esatto. Piccolo riassunto breve e coinciso di quello che succede. Andiamo da un'altra parte, vieni. A volte si strappano anche i capelli. Ok, Eric, abbiamo capito. E poi qui, sempre dentro all'hotel, siamo al primo piano dell'hotel, eh? C'è il centro commerciale. Questa sì che è una parte bella. Possiamo fare shopping senza nemmeno muoversi dall'hotel. Tipo, mamma, tranquilla, non mi muovo dall'hotel. Sì, ma nel frattempo faccio shopping. Vieni. Wow, come vi dicevamo, tutto quanto è come se fosse l'antica Roma. E infatti c'è la statua, guardate. Wow. Wow, è bellissima. Sì, molto bella. E poi sembra il Pantheon. È vero, è rifatto come se fosse il Pantheon. Certo, non è l'originale, però è bella. Qui adorano la nostra Italia, riprendono tutto dalla nostra Italia, gli piace tantissimo. Ovviamente, sempre dentro all'hotel, ci sono tantissimi ristoranti e posti dove mangiare. Vediamo un po' cosa c'è. C'è uno Starbucks qui dentro. Oh, sì, c'è uno Starbucks. Vediamo, e c'è anche una pizzeria. E dei hamburger. E dei hamburger, sì. Non c'è male, sicuramente il cibo non ci mancherà. Vedete, tutto l'intero hotel è fatto come l'antica Roma. Ci sono statue, colonne, i tetti sono decorati ovunque. Ci sono anche le insegne. Guardate che bello. Wow, è tutto così scenico, sembra davvero un parco a tema. È tutto così monumentale, imponente. E qui c'è anche Augusto. Ciao Augusto. Dove sono i bagni? Di là. Lì. Non dovevo? Dai. Scusa Augusto. Che il primo nel turno? Ah, tu sei. Mettila! Non lo vedi? Ha il dito alzato, qualsiasi cosa gli chiedi, lui ti risponde. Come quando la professoressa, chi la sa questa? Basta, Eric. Basta. Chi di voi ha visto le statue originali a Roma? Queste sono solo una copia. Però sono carine. Le copiano proprio perché le originali sono bellissime, quelle che abbiamo noi. E le vorrebbero anche loro. Wow! Dominique, cos'ha quel cielo? Eric. Non è cielo vero, è dipinto! Cosa? È dipinto? Oh mio Dio, è veramente dipinto! Ma è assurdo, è bellissimo! Guarda l'ambientazione, sembra così reale! Sembra davvero un parco a tema! Guardate quanto è bello, vieni! È tutto questo, è il centro commerciale, guardate, è pieno di negozi, di vetrine! Qui la gente fa shopping, dentro l'hotel sempre, è bellissimo! Ragazzi, non so quanto renda nel video, ma dopo che stai qui per un po' di tempo, perdi la cognizione dello spazio. Non ti sembra più di essere in un centro commerciale, cioè in un hotel, ma sembra di essere veramente a Roma. Sì, in una piazza di sera a Roma. Bravi, sono stati molto bravi a riprodurlo, bravi. Eric, io e te qui faremo tanto shopping. In che senso? Che shopping? Ma Dominique, il dottor Genio, e poi... Cosa no, è il dottor Genio? Sì, il dottor Genio, no, sai, no, quella storia lì. Lo stavo dimenticando, vabbè, finché non ci scrive noi ci divertiamo, andiamo. E quello che cos'è, un acquario? Oh mamma mia. Ci sono fontane e statue ovunque. Wow, è stranissimo. Wow! Guarda, guarda, ci sono i pesci reali! Sono veri, vieni! No, no, sono veri! Sono sì, veri sono o sono veri. Finti? C'è Dori, vieni qua! Sì, è Dori! Ma sono giganteschi, è bellissimo! Guarda quello lì! Guardate! Guarda! È uno squalo! Sembra uno squaletto! Uno squalo tigre! Ragazzi, ma voi continuate a pensare che tutto questo è dentro un hotel? C'è tutto dentro un hotel! È finissimo! Wow! Ci sono anche i giardini con le statue qui dentro! Guardate l'ingresso! Qui siamo all'entrata, guardate qui! Ci sono gli affreschi, dipinti, statue, guardate!
Usciamo, fuori dovrebbe esserci la piscina. Ed eccoci finalmente fuori. Guardate, si è già fatto buio e si stanno accendendo tutte le insegne dei palazzi giganti. Guardate quella pubblicità, grande quanto tutto il palazzo. Guardate quant'è monumentale questo ingresso. Ci sono le statue, le colonne, statue più grandi. Questo video potrebbe essere infinito, così come è infinito questo hotel. Ci sono davvero troppe troppe cose. Qui siamo nella parte opposta dell'hotel, vediamo un po'. L'ambiente è un po' diverso, anche se è sempre romano. Guarda lì che scalinata, andiamo. Wow, carino, molto imperiale. Fighissimo, questa scala dove porta? Guardate che lampadario. Destra o sinistra? Destra. Qui è come se fossimo dentro la casa. Dentro una casa di un antico ricco romano. Di qui c'è la spa. Andiamo a vedere. Si sente già il rumore di acqua. E quella fontana. Forse però a quest'ora è tutto chiuso. Sì, eccola qui la palestra. Però è chiusa. Non si apre, è troppo tardi. Dovremmo tornarci di giorno. Ma in tutto questo la spa dov'è? No, mi sa che non è di qui. Forse era dall'altro lato. È enorme, potremmo anche perderci in questo hotel. Questa è una parte totalmente deserta. Mi sa che la spa è quella lì dentro. Quindi è chiusa, dai, volevo vederla. Dovrebbe esserci una piscina fighissima. Però ancora non abbiamo trovato le piscine esterne. Ragazzi, è incredibile, è difficile orientarsi qua dentro. Dobbiamo trovarle, vai a vederle. Forse qui ci sono più di 14 piani che abbiamo visto lì. Guarda, 45. 45, veramente. Saliamo. Sì, l'ascensore va a 45. No, non ci posso credere. Noi eravamo convinti che si fermasse al 14. Sono curiosa di vedere cosa si vede da lassù. Oh mamma, quanto va veloce. Guardate ragazzi, siamo al 45esimo piano. Vediamo. Qui è ancora diverso. Dov'è una finestra? Cerchiamo una finestra. Eric, forse non ci sono finestre. Solo corridoi. No, non può essere. Abbiamo controllato anche il 44, il 43, il 42, il 41. Niente finestre, quindi non si può vedere nulla. Però qui c'è la cappella, la Romano Chapel. Qui dentro ci si può posare. Guardate questa zona qui com'è elegante. Già. È un altro posto, ancora diverso, ed è sempre lo stesso hotel. Ma è veramente una città questo hotel. Guardate che carino. Guardate questi specchi finti antichi. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Abbiamo trovato la piscina. Oh, ma questa non è una piscina, Dominique. Sembra una fontana. Una fontana gigante a piscina. Wow, è fighissima. Peccato che è chiuso. Non possiamo passare. Però ci verremo sicuramente di giorno. Guardate che bella. Proviamo a girare. Guardate adesso la vista dalla nostra stanza, ora che è notte, è ancora più bella. Ok, siamo tornati in stanza, adesso dovremmo vedere un po' dove mangiare, vediamo un po'. Nel frattempo voi lasciate tantissimi like se vi è piaciuto questo video e se vi siete divertiti con noi. E comunque gli hotel qui sono tutti così. Ognuno è particolare, hai ispirato un'altra cosa, questo a Roma, altri a Parigi. Altri a Venezia, New York. Vi piacerebbe vedere gli altri? Secondo me sono tutti da vedere, se volete ve li mostriamo. Fatecelo sapere e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nulla. E seguiteci anche su Instagram d'insieme.official, lì vi aggiorniamo in tempo reale su tutto quello che facciamo. E oggi salutiamo Arianna Guanno, Bianca Mastrorosa, Miriam Grappuso, Giulia R e Silvana Mirtag. Ciao ragazzi, un saluto a tutti quanti voi. Ciao belli, troppo belli, 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 bellissimi. Vi vogliamo troppo bene e ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao. D'insieme, d'insieme, d'insieme.